Buongiorno, in questo video che durerà massimo un quarto d'ora, risponderò a una domanda che mi è stata posta in classe durante la spiegazione del metodo e dei problemi annessi al metodo. Infatti, durante queste lezioni mi è stato chiesto di spiegare in maniera più chiara l'emergere del problema del metodo nel corso dell'età moderna. Questo perché? Perché già l'anno scorso avevamo studiato che Platone e Aristotele avevano proposto dei metodi per ragionare e invece nella spiegazione che faccio di quest'anno ho detto che il problema del metodo emerge in maniera esplicita e acuta soltanto con l'epoca moderna, ovvero sia con quell'epoca della storia del mondo occidentale che ha inizio con il Rinascimento. Per sciogliere questa stranezza, per cui da un lato l'anno scorso abbiamo parlato di metodo per ragionare e invece quest'anno dico che il problema del metodo emerge in maniera chiara e esplicita soltanto col 1600, per rispondere a questa domanda, sciogliere questo problema, ho deciso di fare questo breve filmato che adesso, in cui illustrerò appunto il principio base, ciò che distingue la filosofia antica dalla filosofia moderna e al di là delle distinzioni cronologiche e storiche, la ragione per cui ho fatto questa dichiarazione. Allora, come vedete qui in questa breve presentazione, il titolo generale è Dalla cosa al come, cioè che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nella filosofia antica la domanda su cosa è l'oggetto aveva più importanza, era ritenuta più importante e in fondo la domanda ultima che non la domanda come conosco l'oggetto. E perché questo? Innanzitutto, se vi ricordate, ad esempio, la filosofia antica nasce con Socrate, il quale andava in giro a chiedere, a parlare con le persone facendo sempre la domanda su cosa è la giustizia, che cos'è il vero, che cos'è la bellezza. Questa prima domanda sulla definizione della cosa ha caratterizzato anche le filosofie successive. Soprattutto ebbe come conseguenza un aspetto molto particolare, che per la filosofia antica la verità della qualità delle nostre conoscenze, quindi la loro verità o falsità, dipende in primo luogo dal tipo di oggetti conosciuti. Cioè ci sono tipi di oggetti che non ci danno una conoscenza valida. Ad esempio, tutto ciò che muta delle cose, i particolari non essenziali, non ci danno una conoscenza certa o universale. Perché? Perché molto semplicemente ciò che muta, i particolari accidentali, sono aspetti, appunto, secondari, non importanti, che addirittura possono perfino ostacolare la comprensione di che cosa sia la cosa in se stessa. Ora, se la persona, colui che intende conoscere, qui scrive il soggetto conoscente, si rivolge a ciò che muta, ai particolari, allora la sua conoscenza non potrà che essere mutevole, particolare, ovvero sostanzialmente incerta, inconcludente o falsa in certa misura. Un esempio di questo è appunto il dualismo platonico. Se ricordate, l'anno scorso qui si è appunto parlato di dualismo ontologico e gnoseologico. Io qui ho preso una immagine, uno schema che era presente nel libro dell'anno scorso, no? Se ricordate, il dualismo ontologico è quella concezione per la quale esistono due mondi per Platone, ovvero sia il mondo delle idee e il mondo delle cose materiali, il mondo delle idee, il mondo dei modelli, dei modelli delle cose, ad esempio il modello di bellezza, il modello di tavola, il modello di cavallo, e il mondo, ed è un mondo eterno di modelli perfetti, compiuti, unitari, non, che possiamo conoscere soltanto con la mente, con la ragione. Mentre invece i singoli oggetti materiali, quali possono essere, non so, i cavalli, i singoli cavalli, i tavoli che vediamo e così via, sono invece il secondo mondo, il mondo materiale. Ora, a questo dualismo ontologico,
Da questo empirismo ontologico deriva un dualismo gnoseologico, cioè un dualismo due tipi diversi di conoscenza, in quanto la conoscenza scientifica, come che Platone chiama episteme, è la conoscenza perfetta che rispecchia il mondo delle idee. Invece l'opinione, ossia la conoscenza imperfetta, è quel tipo di conoscenza che invece rispecchia il mondo delle cose materiali, appunto perché queste cambiano, sono molteplici, sono diverse le une dalle altre, quindi non se ne riesce mai a definire una caratteristica come queste debbano essere. Ecco, quindi qui abbiamo in maniera esplicita e chiara l'esemplificazione di quel principio che vi dicevo prima, ovvero sia che la qualità della conoscenza dipende dal tipo di oggetti a cui la nostra mente, a cui il soggetto si rivolge. Questo stesso tipo di principio viene formulato anche da Aristotele, per quanto fra Platone e Aristotele vi siano delle differenze sulla concezione del mondo. Infatti Aristotele non parla di due mondi, di un mondo delle idee, di un mondo materiale, ma distingue fra i particolari, Aristotele li chiama gli accidenti, che sono gli aspetti materiali delle cose, da cui in qualche misura occorre fare astrazione per conoscere l'essenza delle cose stesse. Ad esempio, tutte le differenze che ci sono fra i diversi esseri umani, che ce ne sono alcuni alti, alcuni un pochettino più bassi, alcuni con gli occhi azzurri, altri con gli occhi bruni e così via. Tutte queste sono differenze particolari, accidentali, che non mut che se mutano non cambia l'essenza della cosa, cioè ovvero sia l'essenza dell'uomo. Ora, secondo Aristotele, se noi rivolgiamo la nostra attenzione unicamente agli accidenti, in particolare, avremo sempre una conoscenza particolare, accidentale, quindi casuale. Per poter avere una conoscenza scientifica di ciò che è vero, occorre invece che l'intelletto, la mente, si rivolga all'essenza delle cose. Vedete che per quanto le concezioni della realtà di Platone e Aristotele siano diverse, tuttavia è uguale modo, questo principio generale che appunto viene formulato in maniera esplicita da Aristotele, il quale questo principio dice la verità della conoscenza dipende dall'adeguamento della mente alla cosa. In questo caso, appunto, quanto il concetto che noi abbiamo di una cosa è tanto più vero quanto più la mente si adegua, come se appunto rispecchiasse, fosse uno specchio pulito dell'essenza, della vera natura della cosa. In termini generali, sia per Platone sia per Aristotele, la conoscenza, ovvero sia i concetti, è vera nella misura in cui l'intelletto, cioè il soggetto che conosce, si adatta all'ideale, al modello, all'universale, ovvero sia all'oggetto conosciuto. No. Questo è un principio generale che accomuna, come vi dicevo prima, Platone e Aristotele. Ora, a margine aggiungo che in qualche misura, se notate, per i greci conoscere significa rendersi in qualche modo simili alla cosa conosciuta, cioè eliminare un po' quella differenza che può esserci fra la cosa conosciuta e il soggetto che conosce. Ora, nel Medioevo questo principio viene assolutamente mantenuto, si cambia il riferimento, nel senso che per il Medioevo la fonte della verità è la rivelazione divina, mentre per i greci la garanzia della verità era la ragione, per il Medioevo invece è la rivelazione, la verità divina rivelata da Dio agli uomini, per l'appunto. Per cui anche nel metodo dialettico, che è quello che avevamo visto, di cui dopo rivedremo uno schema, metodo che introduce comunque un confronto razionale fra concetti e affermazioni, la pietra di paragone con cui verificare la verità dei concetti resta la Bibbia, perché nella Bibbia vi è la parola di Dio, o in seconda battuta, i commentatori della Bibbia, cioè gli autori che interpretano correttamente la parola di Dio. Qui vi ripropongo quello schema che avevamo visto con Tommaso, che si divide in 5 punti, cioè si pone un problema, sembra che, in
una certa proposizione, la soluzione, cioè l'esposizione delle tesi a favore. A noi interessa soprattutto questo punto, perché questo secondo punto, che in latino si scrive sed contra, quella soluzione è proprio lì che Tommaso, nel corso nelle discussioni dialettiche, ci si rifaceva al testo sacro, al testo della Bibbia, in quanto verità rivelata. Per cui, ad esempio, l'anima è mortale e immortale? Domanda. Sembra che l'anima sia mortale. Perché? Perché vediamo che quando il corpo muore, questo non parla e quindi muore anche l'anima. Sembra che. Punto 2, soluzione. Ma contro? Nella Bibbia c'è scritto, o nel Nuovo Testamento c'è scritto, ci rivedremo, l'anima è immortale. Quindi, punto 3 della discussione, perché, cosa si vuole dire, come si interpreta questa cosa. Vedete quindi che anche qui abbiamo un procedimento razionale in cui però lo sforzo che si basa comunque sia su una verità rivelata e che comunque mantiene quel principio generale che vi dicevo prima, ovvero sia che la mente dell'uomo deve adeguarsi alla verità di un oggetto che in questo caso è espressa dalla verità rivelata. Ora, cosa accade nel corso del Rinascimento, ovvero dal Rinascimento in avanti, quindi diciamo come termini temporali indicativi dal 1400, 1500 fino al 1800, ovvero sia in quel periodo che viene chiamato modernità. Cosa accade? Che cambia? Ci sono alcuni fatti storici, il superamento della concezione aristotelico-tolemaica dell'universo che abbiamo visto nelle lezioni passate, il cambiamento della funzione della matematica, per cui la matematica non ha solo più, non deve più definire delle figure perfette, ma deve cominciare a studiare i rapporti fra i fenomeni reali, la critica al principio di autorità, l'inadeguatezza delle conoscenze accumulate nei secoli, cioè questa indicazione di seguire, per cui la mente deve adattarsi alla cosa, non ha prodotto delle conoscenze così valide, magari ha prodotto delle conoscenze pratiche molto utili, ma non si sa mai il perché. Scusate, magari gli esseri umani sanno come sanno usare, non so, una leva o un marchingegno, ma non sanno perché questo funzioni. Quindi manca loro la comprensione del come usare, del come si svolgano davvero le cose. Poi, man mano, vi è la centralità degli strumenti usati per conoscere la natura, no? Sì, dal binocolo ai microscopi, a altri strumenti ancora, significa che l'uso di questi strumenti rende obbligatoria una riflessione sul come usarli e come questi ci permettano di comprendere e di vedere meglio cose che altrimenti non siamo in grado di vedere. Infine, il punto più importante, l'esigenza di raggiungere, di formulare, di definire una conoscenza universale, condivisibile, razionale e verificabile, che quindi appunto fosse una conoscenza per tutti, che riguardi tutti gli esseri umani. Tutto ciò fa emergere il problema del metodo. Ora, in conclusione, a questo punto posso concludere per l'appunto dicendo che la ragione di fondo per cui si dice correttamente che nel mondo moderno, nella filosofia moderna, emerge il problema del metodo, problema che invece nella filosofia antica non era stato formulato, è ciò che vi ho detto adesso, cioè c'erano due concezioni della verità diverse. Per la filosofia antica, la verità della nostra conoscenza dipende dal fatto che la nostra mente si adegui all'oggetto, lo rispecchi. Nel mondo moderno si è notato, si è osservato, si è criticato che questa concezione non ha prodotto una conoscenza valida, ci ha dato delle conoscenze universali, magari ci ha dato delle conoscenze in alcuni casi pratiche o delle teorie sballate, come potrebbero essere quelle del sistema aristotelico-tolemaico, e che quindi prima ancora di definire
cosa sia l'oggetto che vogliamo conoscere, occorre chiarire molto bene gli strumenti e il procedimento che utilizziamo per conoscere. Ovvero sia, si passa dalla domanda da cosa è ciò che conosciamo al come facciamo a conoscere ciò che conosciamo. Sperando di essere stati chiari, vi invio cari saluti e ci risentiamo.